È bello ritrovarti su Memovia. Troppi lunedì mi sono chiesto perché non ho voglia di fare niente, perché mi sento apatico, non ho voglia neanche di alzarmi, perché mi sento sempre stanco, non ho voglia di fare niente, ho voglia solo di dormire. Beh, ti prometto che se guardi fino alla fine questo brevissimo video, distruggeremo insieme a testate sto muro della pigrizia. Che poi in realtà non è veramente pigrizia. Come ce l'ho fatta io, ce la puoi fare tu e ce la farai. È un argomento che trovi tanto su questo canale, proprio perché è importante, ci accompagna a scuola, all'università, nel lavoro, per tutta la vita ci capita di dire perché non ho voglia di fare niente. Quindi iscriviti al canale e fai clic sulla campanella se vogliamo distruggere sto muro maledetto insieme. La prima cosa da notare è che ti svegli la mattina e già non hai voglia di alzarti, ti senti come Constantine, pesantissimo. Quando Dio lo fa pesante, il diavolo se lo vuole portare via e lo trascina e lui si incolla al pavimento. E notiamo che il senso di colpa e l'ansia sono due macigni che peggiorano ulteriormente la situazione man mano che la data di un'eventuale scadenza, per esempio l'esame, si avvicina. E quindi la prima soluzione, una delle cose che lo sviluppo personale ci ha regalato, è che se inizi tante cose, ne porti avanti tante, non ne finisci neanche una, e questo non ti dà la spinta per fare le successive. Quindi iniziare tutte ste cose contemporaneamente, per esempio fare più lavori, studiare da più libri o utilizzare più materiali, è come prendere dei sentieri laterali anziché prendere la strada dritta che ti porta a destinazione. Non farlo. Nel libro I tre mostri da uccidere all'esame parlo di questa cosa nel capitolo dedicato al cosiddetto giullare sismico. La seconda è una cosa che ho scoperto quando studiavo in lingue. Ho notato che quando studiavo una sola lingua, per esempio il tedesco, avevo difficoltà. Se univo l'inglese e il tedesco, le cose magicamente andavano meglio. Perché succedeva? Era come mettere della legna nuova sul fuoco, questo alimentava il fuoco del mio cervello e mi permetteva di studiare meglio. E questa cosa è stata confermata dalla scienza, che ne ha parlato in termini di learning transfer. Quindi, come nell'apprendimento linguistico, inizi una lingua, non vai bene, iniziane un'altra, vedrai che questo stimolerà le stesse aree cerebrali e studierai più velocemente, con più accuratezza, sia l'una sia l'altra. Così per due esami simili o molto differenti. Con uno non va, iniziane un altro e portali avanti insieme e diventerà magicamente più facile studiarli entrambi. Inoltre, questo ti dà più varietà, abbiamo detto che stimola le aree cerebrali e le rende più allenate, quindi funzionano meglio, ti fanno studiare di più. Tra parentesi, il Learning Transfer è uno degli elementi che rende il corso Memovia Origin così efficace. La terza cosa è che abbiamo effettivamente, se noti, delle resistenze che non sono solo cognitive, sono anche fisiche. È come se ci fossero delle resistenze al movimento. E nota che la resistenza nel muoversi è simile a quella nel pensare, nel fare, nell'impegnarsi a studiare o a lavorare. Come una scarica di elettricità, l'una può riattivare l'altra e farti ripartire. Muoviti da subito, è come uno scarico di energia. Pensa che le ricerche dicono che andare al lavoro a piedi viene percepito come meno fastidioso che andarci in macchina, proprio perché questo movimento è come se ti rendesse pronto o pronta a affrontare la giornata di studio o di lavoro. Ultima cosa, se in qualche momento ti sei sentito ingabbiato, ingabbiata da una routine giornaliera troppo rigida, avevi ragione. Ogni routine deve rispettare le due caratteristiche, non è che ti devi alzare per forza presto, devi andare per forza a letto la sera presto o devi fare dei tempi di studio di 40 minuti e 10 di pausa. Devi sentirti libero o libera perché il cervello reagisce malissimo alle rigidità. Quando gli dici devi, lui si ribella. Non riesce a usare, per esempio, le finestre di apprendimento, quei momenti della giornata in cui il cervello si apre e lascia entrare l'aria, lascia entrare le informazioni che gli servono. Quindi dividi tutto, dividi la tua giornata in momenti in cui le finestre di apprendimento sono aperte, quindi studi con più facilità, lavori con più facilità, da quelli in cui è meglio che fai qualcos'altro. E dividi anche la tua vita. Ci sono dei periodi della tua vita in cui hai più voglia di studiare e poi ti prendi un paio di settimane di pausa. E in quei periodi in cui hai veramente voglia di studiare, elimina tutto il resto temporaneamente. Si chiama disequilibrio temporaneo perché vuoi fare di tutto per raggiungere l'obiettivo.
Per me è veramente importante che insieme riusciamo a vincere sta battaglia contro la procrastinazione, la pigrizia. Che cosa hai scoperto? Quale di queste cose che abbiamo detto è quella che ti sta rallentando o bloccando e ti fa procrastinare? Scrivimi qui sotto, io ti rispondo sempre, anche se ti va di scrivermi che cosa ti piacerebbe sentire nei nostri video. E nel frattempo che ti scrivi, io continuo a studiare. Ci vediamo qui molto presto.